Tossicodipendenza, violenza, disabilità, drammi familiari, mafia, malattie terminali. Sono i temi al centro della sesta edizione del Festival Italiano del Cinema Sociale, in corso in questi giorni dal 17 al 24 novembre al Teatro Pietro Aretino di Arezzo. La manifestazione è promossa come sempre dalla delegazione aretina del CESVOT, il Centro Servizi e Volontariato Toscana. A scegliere i vincitori dei quattro premi, miglior film, miglior interpretazione femminile e maschile, migliore sceneggiatura, sarà come sempre una giuria popolare composta dai detenuti del carcere di Arezzo, alcuni studenti delle scuole superiori aretine, gli ospiti dell'Istituto Vittorio Fossombroni e vari rappresentanti del mondo del volontariato e del sociale. I film in concorso sono Et in terra pax di Botrugno e Coluccini, Pulce non c'è di Bonito, Salvo di Piazza e Grassadoniai, Miele dell'Agolino e La città ideale di Locascio. A selezionare la cinquina, composta esclusivamente da opere prime, il direttore artistico Alessio Boni. Io ho avuto solo l'onere e il piacere di scegliere su 45 finché mi sono arrivati circa la cinquina. Penso che sia giusto dare spazio a delle opere prime che hanno ovviamente qualità e valore, perché altrimenti non le selezionerei. Perché non le hanno dalla stampa, non le hanno dai festival, non vengono considerati. Oggi si fa molto cinema per consumo, non per pensiero, quindi si va sulla direzione, ci mancherebbe, viva il cinema, quindi finché ci si sbiglietta, viva Checco Zalone, che faccia miliardi a palate, che si faccia miliardi a palate, vuol dire che alimenta il cinema. Però non credo sia giusto che ci sia solo quello, allora cerco di sottolineare questa funzione che dovrebbe avere la cinematografia, no? di far anche pensare, di far meditare, di far riflettere. Ai vincitori sarà assegnato il premio Petrarca realizzato dallo scultore aretino Cesare Del Brenna. Credo che si sia partiti con un premio significativo, a mio avviso, premio Petrarca, Francesco Petrarca, dato che è nato qui ad Arezzo. Non c'era un premio, l'abbiamo guardato, non c'è un premio Petrarca in tutta Italia, in tutto il mondo non c'è, per la cinematografia, e l'ha realizzato Cesare Del Brenna, che è una composizione storica di tanti uomini messi insieme, avvolta da un nastro cinematografico che a mio avviso è molto significativo. Giurato nelle scorse due edizioni del festival, Boni riconosce quest'anno una maggiore attenzione verso la manifestazione da parte delle istituzioni locali. Mi sembra che ci sia un'attenzione davvero sincera, forse superiore a quella dell'anno scorso, perché io, essendo stato anche in giuria l'anno scorso, ho avvisato questa differenza. Questa credo sia la novità assoluta che ci sia in questo, la fiducia in più. Sto leggendo un libro di Vito Mancuso e parlava appunto di questa crisi, che continuiamo a parlarci, poi ci appoggiamo anche a questo fatto, non ci attacchiamo, ma c'è la crisi, così siamo tutto a posto. Quando non parli e non sai cosa dire di una cosa, è un mistero, e la lasci là, la parcheggi. Sì, è vero, è una crisi etica, morale, poi arriva l'economica e cose, però lui è andato a scartabellate, adesso non me la faccio lunga, e ha scoperto veramente che da una ventina, 30 anni a sta parte, 25, c'è mancanza di fiducia. Non c'è fiducia dell'uno con l'altro, nel credere in un progetto, in una progettualità. Una volta mio padre andava, ma veramente bisognerebbe tornare al buon senso dei nonni, andava dal direttore della banca e diceva: io non ho niente, ho queste mani e la voglia di fare, mi dai il mutuo, te li ridarò tutti. E gli ridava tutti, lui dava fiducia, e lì girava il mercato. Si parlava degli anni 50-60. Non c'è più questa cosa. E questa cosa qui implode, ammazza. Noi nel nostro piccolo vorremmo riesplodere. Con grande semplicità, sincerità, e mettiamo a disposizione questa cinquina per delle persone che non possono vedere questi film perché non c'è la distribuzione, non sono distribuiti, non sono cinefili come io e te, non vanno ai festival, non possono neanche permetterselo. Questa è la nostra funzione, e se riusciamo a fare questo, per me, bingo. Anche quest'anno verranno assegnati due prestigiosi premi alla carriera, donati dalle presidenze del Senato e della Camera a personalità illustri del cinema sociale. A ritirarli, in occasione della serata di chiusura del festival, domenica 24 novembre, saranno gli stessi premiati, i registi Francesco Rosi e Valentina Cortese. Sono dei leoni. È stata veramente una grande sorpresa. No, nel senso che ci segue la Camera e il Senato da un paio d'anni e attribuisce dei premi alla carriera. E io ho azzardato, ho sempre fatto così nella vita. Quando sono entrato in Accademia d'Arte Drammatica ho chiesto qual è la scuola più importante. L'Accademia, ma lascia stare, non entrerai mai. Io provo là, poi dopo a scendere c'è sempre tempo. E ho detto, per me due leoni proprio importanti. Volevo un uomo e una donna. Uno che parla del sociale, che ha sempre descritto nella sua cinematografia il sociale, il quotidiano, la denuncia, Francesco Rosi.
mia, ha fatto dei film spaventosi. Solo parlare dell'abuso edilizio sulle mani della città, cioè, quant'altro, poi ma il caso Mattei, cioè, tutto proprio, Cristo si è fermato a deboli, proprio sul sociale. E un'altra, una diva che ha rappresentato Hollywood, ha conosciuto da Humphrey Bogart a James Stewart, a Fellini, a Visconti, una diva spaventosa, Valentina Cortese. E verranno a ritirare questo premio con grande anche serenità e felicità, perché quando si parla onestamente di una materia e c'è passione, non pensare, le persone lo sentono, hanno più antenne di quanto noi crediamo, e allora anche se è in un bugigattolo, in una cosa diversa, piccola ma modesta, onesta e sincera, ci vengono. Il festival nasce nel 2008 con l'obiettivo di proporre tematiche di tipo sociale per sensibilizzare l'opinione pubblica su questioni di attualità a partire dall'esperienza delle associazioni di volontariato. Ad avere l'intuizione vincente è stato Federico Bindi, animatore di molti progetti a carattere sociale, amante della musica e della cultura, prematuramente scomparso 4 anni fa. È colui che ha avuto l'idea del festival. E già avere l'idea è stato importante perché questo è l'unico festival del cinema sociale che esiste in Italia, quindi già avere l'idea di un festival del cinema sociale è stato di per sé un fatto originalissimo. Riuscire poi a realizzarne, a metterla in pratica, è stata la grande opera di Federico, a cui sono dovute chiaramente le prime edizioni del festival. Adesso il festival credo stia crescendo e stia andando avanti, ma è chiaro che l'imprinting iniziale e fondamentale è sempre quello che ha impresso Federico a questa iniziativa. L'attenzione al sociale non si limita alle pellicole in concorso, ma riguarda anche i soggetti coinvolti, come la giuria popolare, dove anche quest'anno hanno trovato spazio i detenuti del carcere di Arezzo. Questo è il secondo anno, questo appuntamento è importante per noi, perché dimostra che il carcere non è un luogo isolato dalla società, e la società, attraverso le sue rappresentanze più sensibili, si accorgono che ci sono persone dentro un carcere che devono avere una vita dignitosa, e oggi è quanto mai importante, anche visto il richiamo del Presidente della Repubblica, a fare in modo che le condizioni del carcere siano condizioni umane e rispettabili. Io dico che non è solo un problema di struttura, no, di spazi, è soprattutto un problema di relazioni umane. Se questo segno, diciamo, dato dal CESVOT, dal Festival Cinema Sociale, è un segno che viene seguito da altri segni importanti, allora si dà ancora speranza a questa gente, gli si dà il messaggio che fanno parte ancora della società e devono tornare alla società, e probabilmente rispetteranno le condizioni di vita socialmente legali e di rispetto delle persone. Quindi l'esempio deve partire da noi, perché ce lo dice la Costituzione e perché ce lo deve dire la nostra sensibilità di persona. Tra gli enti patrocinanti della manifestazione anche il Comune di Arezzo, attraverso l'assessorato alla cultura. Se Arezzo vuol cambiare, se Arezzo vuole essere città d'arte, città di cultura, non può che rivolgersi a questi strumenti. Fortunatamente proprio abbiamo grandi realtà come questa del CESVOT, che è sufficiente riproporle, è sufficiente mettere un accento nuovo per realizzare quello che quest'anno sta accadendo, quindi una grande manifestazione cinematografica riconosciuta dalle massime cariche dello Stato, dalla Presidenza del Consiglio, del Senato, della Camera e dalla medaglia del Presidente della Repubblica. Quindi la qualità viene riconosciuta in Italia anche al di fuori delle sedi canoniche, come possa essere il Festival del Cinema di Venezia o di Roma.